meno attivo, forse oggi diciamo, come dire, molto attivo a riportare un po' di dignità su queste spiagge che spesso sono vittime della maleducazione, di un viverlo non sano, no? A partire dalla bottiglietta di plastica, il mozzicone di sigarette, che oltre ad essere chiaramente una cosa, un segnale di inciviltà, ma rende veramente brutte questo che è un patrimonio di tutti quanti noi. E questo discorso vale per le spiagge, vale per la nostra amata Pineta, per cui ecco, un'attenzione maggiore, una consapevolezza, vedo anche molti ragazzi, molti giovani, e penso che da loro si debba partire. Sicuramente operazione positiva in questo senso, ma c'è anche un altro grosso problema sulle spiagge, il cemento. Sappiamo benissimo che il 90% delle attuali costruzioni, concessioni o non, sono abusive, quindi sarebbe opportuno che questa amministrazione, che ha la facoltà e il dovere, dovrebbe intervenire anche in questo senso. Ma io direi una cosa, che la spiaggia non è solamente quella che vediamo qui, la spiaggia finisce a tot metri dal mare, che normalmente certo, sono gli stessi metri della profondità, per cui è un sistema, vero e proprio, un sistema vivo che si nutre e che consuma. Il mare porta sabbia e il mare porta via sabbia, questo nella natura. Con una costa, con le spiagge rigide, chiamiamole così perché afflitte da cemento, questo scambio viene meno. Per cui noi assistiamo per tanti motivi, non solo per questo, chiaramente c'è il Tevere che è primario, a una erosione, un indietreggiamento della linea di costa su quasi tutto il litorale romano, si salva solamente la parte della riserva, dove lì invece per fortuna la spiaggia sta avanzando. Per cui chiaramente dobbiamo ripensare le nostre abitudini in toto, dalla plastica al cemento sul litorale, per come dire, assecondare poi la natura, no? Che è quella che poi ci ha donato questo splendido territorio. Grazie.